Mamma mia, quanto va! Sono a Fiorano, che già di per sé è un posto magico, ma oggi l'evento è davvero straordinario. Vi racconterò infatti in diretta l'attacco a record sulla pista della Ferrari per le vetture stradali. Qual è la candidata? SF90XX stradale. Mentre Raffaele Di Simone, il collaudatore Ferrari, si prepara per il suo time attack, io mi sono fatto prestare la SF90XX per raccontarvela un po'. Allora, da sapere che questa è la Ferrari stradale più potente di sempre, 1030 cavalli, ed è anche la prima Ferrari stradale a fregiarsi della doppia X, che deriva appunto dal programma XX. Chi si fosse dimenticato che cos'è, nasce nel 2005 per una geniale intuizione di Montezemolo, che vuole coinvolgere i clienti a diventare quasi piloti collaudatori. Quindi nasce la FXX su base Ferrari Enzo, dopodiché si evolve, poi arriva la 599, 599 Evo e FXX K su base la Ferrari. Questa è la prima XX stradale con la targa, non fa parte del programma XX, ma per certi versi è una vettura più complessa, perché le vetture laboratorio del programma XX sono più facili da sviluppare per certi versi, perché non devono sottostare ai vincoli delle omologazioni stradali e nemmeno ai regolamenti sportivi delle competizioni, quindi ci si può sbizzarrire. Qui invece c'è una SF90 stradale che è profondamente modificata, è un laboratorio anche questo, per raggiungere appunto delle performance mai viste prima, adesso poi lo vedremo con il giro di Raffaele, su una Ferrari che ha la targa. Allora, il grosso del lavoro è nell'aerodinamica, lo si evince perfettamente dall'enorme ala posteriore, non si vedeva un elemento fisso su una Ferrari stradale dai tempi della F40 e dell'F50, e solo lei genera 315 kg di carico verticale a 250 km/h. La deportanza totale della SF90XX è di ben 530 kg, e sono ottenuti non soltanto attraverso la zona posteriore, dove appunto c'è quest'ala fissa che lavora di concerto anche con lo shut-off gurney, quindi l'ala mobile che si alza o si abbassa per aumentare o diminuire drag e downforce, bensì anche con una profonda rivisitazione della parte anteriore. Ovviamente quando si genera tanto carico dietro bisogna andare a bilanciare davanti, se no la vettura diventa praticamente inguidabile. Quindi che cosa hanno fatto? Hanno lavorato sul thermo management della parte elettrica, dei motori elettrici, cioè il radiatore delle medie temperature, quello che si occupa appunto di raffreddare la parte ibrida, lo stesso radiatore è stato ruotato di 180 gradi rispetto all'SF90 stradale. Quali sono i benefici? Beh, in realtà sono due. Non sfogando più l'aria al di sotto della vettura, innanzitutto si possono tappare i buchi del fondo piatto, perché non serve più appunto fare sfogare aria, e si può lavorare quindi con un underfloor molto più pulito nei disegni, sempre a favore appunto dello scorrimento dei flussi. Ma poi la parte importante riguarda appunto lo sfogo dell'aria calda sul cofano attraverso quelle due prese d'aria frontali sul cofano di carbonio. Cosa fanno? Generano anch'esse deportanza. L'aria calda che fuoriesce, oltretutto, viene opportunamente deviata sopra il tetto della vettura in modo tale che non entri nelle prese laterali dell'intercooler, in modo da andare a buttare dentro aria calda nel motore che non ce n'è bisogno, e quindi appunto riescono a generare un po' di carico verticale assieme anche al diffusore anteriore ridisegnato, che anch'esso fa la sua parte con 45 kg di downforce. Comunque intanto, anche se sto andando a passeggio, c'è il suono di questo V8 che è pazzesco, perché hanno lavorato tanto anche sul suono. Allora, modifiche motore, più 17 cavalli per il V8 4 litri biturbo, quindi 797 cavalli soltanto per la parte termica, ottenuti attraverso la lucidatura dei condotti, nuovi pistoni, nuove camere di combustione. Ma il suono, appunto, dicevo, è qualcosa di veramente penetrante, perché hanno fatto un lavoro
pazzesco per accordare ogni nota di questo vuoto. Ferrari lo chiama sound generator, secondo me in maniera un po' impropria, perché a me sound generator mi fa venire in mente quelle robe artificiali che generano appunto un suono che non è, diciamo, quello che corrisponde poi alla realtà. Qui hanno lavorato veramente di fino, come se si trattasse di accordare le canne di un organo, perché ci sono dei condotti, dei tubi che vanno a spillare le note, le vibrazioni sia dello scarico sia dell'aspirazione, e attraverso delle membrane tarate appositamente trasformano queste vibrazioni in suono che vengono incanalate attraverso due tubi, uno a destra e uno a sinistra, che arrivano direttamente alle orecchie dei passeggeri. Si è lavorato quindi non tanto sull'intensità del suono, perché è rumorosa sì, ma non particolarmente, perché le norme sono sempre più stringenti, ma soprattutto sulla qualità del suono. E quindi, ragazzi, qui è musica vera. Sì, mi sono divertito, è stato divertente, oggi sono anche condizioni buone. Partire da Fiorano è sempre bello, credo che un decimo infatti di questo secondo e mezzo che ci divide dalla SF90 sia legato anche alla spinta che tutti i ragazzi hanno dato dentro. Penso che sono qua vicino, in questi buildings, e la macchina l'hanno fatta loro e c'era la voglia di vincere, chiaramente. Gli altri secondo e quattro, molto aero. Direi, noi abbiamo chiaramente, conosciamo ogni millimetro di questa pista dal punto di vista dell'acquisizione dati e dalle simulazioni. Circa 8 decimi sono di aero, quasi 3 decimi di extra boost, quindi extra power di ibrido e motore termico insieme, e i restanti di ABS Evo. Su una pista così guidata, frenare in curva dà infatti un grosso vantaggio, però ci tenevo a dire che non sono comunque contributi che si sommano in maniera in colonna, ma si alimentano l'uno con l'altro. Basta pensare all'aero, che beneficia del fatto che puoi tenere più velocità per funzionare meglio. Lo studio dei pneumatici è stato un altro sicuramente elemento chiave nello sviluppo della SF90XX Stradale, perché paradossalmente non sono stati sviluppati per lei, sono stati tenuti come un punto fermo di partenza, cui tutti gli altri elementi, anche l'assetto elastico e il lavoro dei calibratori, dei controlli di dinamica del veicolo, ha dato un frutto importante, proprio perché la gomma, dovendo rimanere ferma, dovevano essere ottimizzate le altre sulla gomma. Conoscere la gomma, come anche nel motorsport, è fondamentale. Abbiamo voluto fare anche questo esercizio. Da questo punto di vista è un XX inteso come laboratorio, anche perché internamente ci siamo portati a casa un know-how e uno studio di fino che non facevamo quando introducevamo anche lo sviluppo contemporaneo di un pneumatico ex novo. Volevamo farvi un po' vedere dove si posiziona la SF90XX Stradale rispetto alle altre Ferrari, e iniziare così a vederla un po' in giro in tutti i circuiti del mondo. Allora, è ufficialmente record, la SF90XX Stradale è la macchina più veloce a Fiorano mai costruita, 1,17,5, un secondo e mezzo circa più veloce della SF90 Stradale, e adesso mi metto in coda con Raffaele e Simone per fare qualche hot lap e vedere un po' come va. Ovviamente non ambisco a fare lo stesso tempo di Raffaele, non ne avrei le capacità, però insomma dovremmo fare qualche giro tirato per vedere dove viene fuori questo secondo e mezzo di differenza. Già le cambiate anche a bassi giri sono una roba piuttosto emozionante. Infatti hanno lavorato anche sulla taratura software del cambio, del doppia frizione, soprattutto in downshift l'hanno reso più reattivo, e poi veramente il suono che penetra in abitacolo è qualcosa di eccezionale. Scaldiamo un po' la gomma,
Michelin Pilot Sport Cup 2R. Wow, si tira! Prima Raffaele è partito con una pressione delle gomme di 1,7 a freddo per arrivare a una pressione di esercizio, a una finestra di utilizzo ottimale attorno ai 2,1. La gomma è ancora un po' fredda, eh? Però quanto tira di accelerazione laterale già adesso. Come volta lo sterzo Ferrari è sempre un capolavoro. Ma guarda qua il tornantino come volta bene. La frenata micidiale con l'ABS Evo è veramente fantastica. Puoi frenare dentro la curva perché ci sono praticamente sensori che lavorano su velocità e accelerazioni sui tre assi. Mamma mia, ti attacca veramente la frenata. Stupenda. Poi puoi aprire il gas in curva, la macchina va senza una sbavatura. Adesso è il manettino in race e non fa una piega. Guarda i cambi di direzione, sei veloce. Puoi frenare anche scomposto e la macchina, veramente i sensori aggiustano perfettamente, calibrano la frenata affinché tu possa mettere la macchina dove vuoi, staccata, molto precisa. Bello anche il pedale, ha un mordente e una modulabilità fantastica. D'altronde l'impianto è quella della 488, c'è il leggevo, quella da corsa del monomarca, come sta lì sul veloce. È veramente bella anche di assetto, che non è leggerissima, 1560, quindi sono 10 kg appena meno della SF90 stradale. Poi l'extra boost, questo aiuto fuori dalle curve garantito dal nuovo sistema ibrido, che per qualche secondo appunto ti dà i 13 cavalli aggiuntivi dell'elettrico che ti tirano fuori dalla curva. Qui a Fiorano si usano più o meno per 8 volte e danno un vantaggio di circa 2,5 decimi. Mi piace tanto quanto gira dietro, gli dai un filo di angolo di sterzo in più se vedi che sei un po' lungo e lei volta senza problemi. Quella taratura dei sistemi elettronici che sovraintendono la dinamica veicolo sono tarati veramente in maniera perfetta, perché io adesso sto usando appunto il manettino in race, quindi un po' di controllo ce l'ho. Mi piace perché è super sincera, veramente super sincera. Cioè una macchina da 1030 cavalli dovrebbe farti paura soltanto a nominarli, i 1030 cavalli invece ci fai veramente quello che vuoi. Tra la coppia del termico 804 Nm e la spinta dell'elettrico esci dalla curva veramente sparato fuori come una fionda. Rientriamo ai box, ma dopo un'altra sessione. Dopo aver dato un'occhiata alla telemetria della sessione precedente, adesso alziamo un po' il ritmo. Raffaele ha detto che mi fa divertire ancora di più, spero di non perderlo. Scaldiamo un po' la gomma perché la Cup 2 appunto è un pneumatico che va sempre scaldato un po', visto il compound molto soft. Infatti Raffaele davanti a me sta facendo delle wave stile Formula 1 dopo la ripartenza da una safety car. Comunque la bellezza di questo sterzo, che non è così pronto inizialmente come quello della 296 GTB per esempio, che è veramente tanto tanto rapido nella primissima parte di sterzata, ma dopo ragazzi diventa una roba allucinante. C'ha quel filino di vuoto al centro che ti permette di avere un filo di comfort sul dritto e qui in pista magari di non essere apprensivo, ma poi più gli ne dai di angolo in curva e più la macchina volta. Senti il downshift.
dalla telemetria mi dicono che devo portare più velocità in curva in modo da far lavorare bene l'aerodinamica, che effettivamente non fa una piega come discorso, metterlo in pratica è più difficile. Ultima curva, la T8, mi dicevano che in Formula 1 la fanno tutta all'esterno, praticamente sulla linea bianca, proprio per avere tanta velocità di percorrenza curva e far lavorare meglio l'aerodinamica. Queste cose mi esaltano a mille. Beh, comunque, che dire, qui i ragazzi di Maranello le macchine le sanno fare, e mi piace molto questo approccio di sviluppo quando riesci a creare delle macchine così sportive, così cariche di cavalli, coppia, complessità tecnica, meccanica ed elettronica, ma che non ti mettono in apprensione. Chapeau. E vabbè, mi tocca uscire. Festa finita, sarei stato dentro una settimana.